fischietti, cartelli e cori. I docenti del movimento Idonei Insieme si sono riuniti in presidio davanti all'ufficio scolastico regionale dopo oltre 40 giorni dalla precedente mobilitazione. Una manifestazione su scala nazionale che ha coinvolto anche Ancona. Richieste chiare, in primis che vengano coperti tutti i posti vacanti in tutte le classi di concorso, poi che le surroghe per chi ha rinunciato all'incarico vengano effettuate tempestivamente e ancora una revisione del peso delle abilitazioni nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze e un aumento delle assunzioni nel 2025 senza riservare posti per futuri concorsi. Chiediamo 1. Lo scorrimento immediato di tutte le GM 2022 laddove ci siano posti vacanti con nomine giuridiche. Chissà sa cosa vuol dire questo, chi segue da casa forse no, ma il mondo della scuola è una giungla. 2. No concorsi dove ci sono GM piene di docenti già selezionati. Bandire nuovi concorsi va bene dove c'è, dove ci sono posti. Dove i posti non ci sono, dove le graduatorie sono già chilometriche, non ha senso indire nuovi concorsi. È stata data la possibilità a chi non ha superato il concorso di ottenere un'abilitazione a pagamento. Quindi pagando 3 o 4 mila euro, diverse persone, molte persone, si sono abilitate acquistando questa abilitazione e ottenendo molti più punti, 36 punti, quindi molto di più di quello che noi abbiamo ottenuto superando il concorso ordinario. Questa ci sembra una cosa profondamente ingiusta e vorremmo che questa cosa fosse stoppata, perché non è giusto che chi supera il concorso venga superato da qualcuno che il concorso non l'ha superato ma che ha semplicemente pagato dei soldi per ottenere l'abilitazione, e ci passeranno avanti queste persone anche nelle supplenze perché avranno più punti di noi. Da quando sei nel mondo della scuola? Io sono 6 anni. La nostra situazione si riferisce più o meno a 30.000 persone, 30.000 docenti che hanno superato un concorso, ma attualmente sono stati scavalcati da nuovi concorsi banditi nel 2023 e nel 2024, che sono finanziati tramite PNRR e quindi devono essere, tra virgolette, prioritari rispetto al nostro.